pare che ora, soprattutto ora con questa crisi, l'unica soluzione per vivere bene è abbandonare, uscire dalla società dei consumi e costruire una società basata su tutto un altro paradigma, basata sulla frugalità, ma frugalità come condizione dell'abbondanza, invece di questa società di frustrazione dove si deve sempre consumare di più, buttare sempre di più. Senta, lei ha detto ieri la crescita è finita negli anni 70, la decrescita è cominciata allora. No, non ho detto la decrescita è cominciata. Dopo gli anni 70 viviamo in una finta crescita, una crescita virtuale, solo finanziaria, speculativa, ma non ha niente a che vedere con la decrescita. Conosciamo ora una crescita negativa, che è tutta un'altra cosa, perché siamo sempre in una società di crescita, ma in una società di crescita senza crescita. È una cosa assurda oggi che alcuni lavorano 15 ore al giorno e milioni non lavorano niente perché non c'è posti di lavoro. La soluzione sta nella demondializzazione, cosa intende? Dobbiamo tornare a produrre? Sicuramente a produrre localmente. Non tutto, ma l'essenziale, per esempio un paese come l'Italia, che alcuni anni fa ancora c'era una capacità produttiva fantastica, soprattutto nella cosiddetta terza Italia si faceva tutto. Oggi tutta questa merce che si faceva, vestiti, scarpe, eccetera, tutto questo ora è sempre di più importato. Questo non ha senso perché c'è la disoccupazione, c'è la capacità, in più la capacità che degli operai italiani era fantastica in alcuni campi. La specificità della sinistra è il senso della condivisione, del partage, della solidarietà, e questo è la cosa centrale del progetto della decrescita. Senta, lei è un osservatore attento rispetto alla situazione politica italiana e parla di liste civiche come possibilità di uscire dalla crisi politica. In Italia sta prendendo piede sempre di più ed è un fenomeno il Movimento 5 Stelle. Lei come lo vede? Ho avuto l'opportunità di fare dibattiti con Pepe Grillo. Lo vedo con qualcosa di interessante che potrebbe andare nella strada giusta. Secondo lei perché la sinistra non è in grado in questo momento in Europa di indicare una via diversa da quella che indica la destra? Che la sinistra da molto tempo è caduta nella trappola del produttivismo. Parzialmente dall'origine, anche se il progetto socialista all'origine non era di produrre di più, era di condividere altrimenti. Ma poco a poco sono stati vittime del mito della torta, che dice che è più facile condividere una torta più grossa che una torta che è rimasta di una dimensione limitata. E allora non si sono reso conto che diventando più grossa la torta diventava sempre più velenata. Nel concreto, nella sua vita personale, quotidiana, come lo applica la sua ricetta? Nella vita quotidiana ho poco possibilità di mangiare prodotti più possibile, dei prodotti biologici, dell'agricoltura biologica, di non prendere l'aereo, a Parigi sono sempre in bici, ma perché mi va bene, trovo che al medesimo tempo inquina meno l'ambiente e è un modo di vivere che di qui si può trarre un grande piacere. Non dobbiamo considerare la decrescita come una scelta masochista, una scelta... No, si fa perché si vive meglio.